Allora, i centri antiviolenza sono scesi qua a Milano, in piazza, sotto la Regione Lombardia, per chiedere cosa? Allora, noi non chiediamo, a questo punto protestiamo, riteniamo che Regione Lombardia debba rispettare la Convenzione di Istanbul e debba sentire i centri antiviolenza prima di emettere i decreti che noi oggi contestiamo e debba consultarsi e avere rispetto delle donne. Questo vuol dire non pretendere dalle donne che noi vediamo il codice fiscale che loro vogliono farci inserire nelle schede, dei dati che noi raccogliamo e non pretendere che noi ci si sostituisca alle donne nella denuncia. Le donne devono scegliere come, quando denunciare, come, se e quando denunciare. Ecco, Perché spieghiamo appunto qual è il Regione problema. Lombardia, da ultimo, fra le tante delibere e decreti che ha approvato, ha detto che noi dovremmo considerarci incaricate di pubblico servizio. Questa cosa significa che quando una donna ci racconta una sua storia di maltrattamento, poiché è un reato procedibile d'ufficio quello del maltrattamento, noi dovremmo inviare una denuncia alla procura, quindi una segnalazione, indipendentemente dalla scelta della donna. Questo non lo fanno tante strutture che sono praticamente pubbliche, questo lo fanno molto poco anche tanti pubblici ufficiali, anche quando ad esempio vengono rimandati a casa le donne che le vogliono presentare le denunce. Noi abbiamo una metodologia di lavoro che Regione Lombardia non solo non vuole riconoscere, ma vuole smantellare. Ecco, Questo io ho capito peraltro un'altra cosa, che il segnalare con nome e cognome una donna quando subisce un maltrattamento significa anche sottoporla a un potenziale rischio, perché può essere identificata dalla persona che l'ha maltrattata, che la può, dopo la segnalazione fatta al centro antiviolenza, cercarla, minacciarla ulteriormente o magari violentarla Dunque, ulteriormente. non è esattamente così, perché questi dati inviati a Regione Lombardia dovrebbero essere anonimizzati, però il dato è che questa scheda che noi formiamo, Regione Lombardia pretende che poi la si dia a tutti gli organi che successivamente possono entrare in contatto con la donna. Per questo pretendono il codice fiscale, per intrecciare tutti i dati e controllare il percorso delle donne. Quindi questo loro dicono serve per la loro procedura, noi diciamo che non può essere questo il sistema con cui noi lavoriamo, perché noi intanto garantiamo anonimato e segretezza alle donne e riservatezza dei loro racconti. Non possiamo tradirle su questo, se le donne si aprono e si fidano di noi è anche perché noi diamo questa garanzia. Quindi non possiamo proprio cambiare completamente il nostro metodo di lavoro che ha fatto uscire migliaia di donne dalla violenza.